Una buona giornata cari telespettatori, una buona settimana di Pasqua, in questa settimana di Pasqua noi riprendiamo con le nostre storie, le nostre belle storie e ovviamente eh, quale baule più fertile di storie se non quello del teatro? Qui con me Beppe Rosso, buona giornata Beppe, eh, buona, buona giornata. Pasqua ancora! Ah no, anzi buona Pasqua! <ride> A voi, Ehi, anche se la Pasqua sarà già passata sa, quando vedrete, eh, ma è un. Cioè, cioè è così, è esatto. il miracolo della televisione. No? E... Beppe, spesso sei, sei stato nostro graditissimo ospite a raccontare gli spettacoli di altri che tu promuovevi, organizzavi con Fertili Terreni, eh, con San Pietro in Vincoli eccetera e questa volta ti ritroviamo invece sulla O di Legno, è eh. una O di Legno eh prestigiosa eh. e bella che è quella del Teatro Gobetti per la stagione dello Stabile so il titolo, eh. guarda so, sono preparato, non ho ancora visto bravo, lo spettacolo, ci, ci verrò questa sera mm. o domani dal 19 al 24, quindi siamo proprio in mezzo, non mi pento di niente, io oltre a questo però adesso sono ancora un attimo disarmato, ho bisogno del tuo aiuto. Allora, eh, non mi pento di niente, è un testo rumeno di Xabo Xekli, eh, un autore... Ti ringrazio rumeno. Eh, perché qua veramente esatto, cioè io eh, rischiavo una scivolata. Un autore rumeno molto conosciuto in Europa, ha avuto parecchi premi in Italia, ancora poco conosciuto. Eh, che noi due anni fa durante una pausa del lockdown abbiamo deciso di mettere in scena e poi abbiamo ripreso eh, quest'autunno abbiamo fatto una tournée al sud e adesso abbiamo fatto una tournée nel nord italia e in piemonte e poi al gobetti che eh, l'argomento di cui stiamo parlando ora è un testo molto interessante è una, è una commedia nera mm? una commedia nera Quindi, cioè, è... tragicomica ma la cosa che ci siamo resi di cui ci siamo resi conto in queste giornate questi ultimi tour è che ahimè è diventato molto di attualità L attualità in rapporto parlo della guerra in ucraina perché parla del fatto di come questi paesi dell'est Europa che noi abbiamo accolto in Europa come se fratelli minori e secondari, eh, hanno una storia di, alle spalle abbastanza recente di, di violenze, di fantasmi che ritornano. E noi lo vediamo, lo stiamo vedendo. Lo spettacolo parla di questo, di come il passato molte volte ritorna in modo spietato. È la storia di un ex colonnello. Della sicurezza, la sicurezza era la polizia spietata di Ceausescu, era un torturatore che è, si è ritirato, ormai è vecchio perché è ambientato intorno i nostri. E viene ricattato nuovamente dai nuovi servizi segreti che non hanno cambiato quasi nulla dai vecchi servizi. È una cosa quasi gattopardesca: che è... tutto cambi esatto. perché nulla cambi. Tutto cambi perché nulla cambi. Ed è salvato praticamente da una ragazzina che è un po' ritardata di, di, di mente, ma a cui lui si affeziona e che gli apre il cuore e farà sì che lui si sacrificherà alla fine eh, per salvare questa questa ragazza tant'è che non mi pento di niente lo dice lui che lui non si pente delle cose che ha fatto perché credeva nel lavoro che faceva credeva che avesse uno scopo più alto e alla fine eh, alla fine dice non mi pento di quello che ho fatto mi pento di esistere e quindi c'è una trasformazione durante lo spettacolo Uh, la cosa curiosa è che è davvero uno spettacolo in cui molto drammatico è un thriller eh, perché poi <ride> succedono molte cose. Ma è uno spettacolo scritto con una leggerezza il testo che ha delle parti ironiche e comiche. Quindi, è, è questo l'importanza di questo testo di Xavo Gsekeli che riesce a portare questa tragedia, ma con una possibilità anche di leggerezza. Per cui, poi quando si cade nel nel dramma si cade dall'alto e, e co com'è nel teatro di narrazione entrare dentro questo personaggio? Perché non se... è un teatro di narrazione no. perché in scena siamo in tre addirittura? sì, cioè... sì è una, una commedia eh, come, come dicevo prima io faccio questo colonnello ex colonnello tremendo eh, che però è diventa un eroe nero che però diventa l'eroe cioè, il pubblico sta con lui anche se è un eroe nero, quindi è, è intrigante per vari punti di vista. Che cosa ci racconta di, di quell'epoca? Noi ci ricordiamo forse, molti di noi, eh, le immagini della cattura di Ceausescu, della moglie Elena, eh, io ricordi di infanzia, di, di, di questo mondo che appariva... Lontano e ci veniva descritto purtroppo, un po così. Io, purtroppo io non ho ricordi di infanzia, ma ho dei ricordi <ride> che ero da come dire, un ragazzo maturo, quindi. E, ed è una storia ambientata ai nostri giorni, ai nostri giorni o perlomeno nel, nel 2019. Dove, e, e, e lì si, si, si richiamano questi momenti tremendi in cui questa polizia. Prendeva e torturava, cosa che sta avvenendo anche oggi in Russia, eh? non che siamo molto Prendere, lontani. torturare, deportare Esa, è un'abitudine un antica. Prendere, torturare i nemici, i nemici erano i dissidenti, erano quelli che non la pensavano come loro, e questi vengono cioè, sono richiamati queste, queste, queste gravità. Tant'è vi dico che quando abbiamo fatto un'anteprima a San Pietro in vincoli due anni fa avevamo invitato alcuni della comunità rumena e alla fine c'era una serie di donne che mi sono venute a ringraziare ma piangendo, nel senso che loro questa storia li tocca in un modo molto profondo, più di quanto possa toccare noi che non, cioè, la, la vediamo con una certa distanza. Insomma. È stato un periodo tremendo, specialmente l'ultimo periodo, e però, come molte volte succede, cambia tutto, ma certe cose non cambiano, certe cose rimangono tale quali eh, nella storia del protagonista. Tu l'hai accennato, c'è uno spazio per una, per una redenzione, per, esatto. una, per un riacquisto della propria dignità, per un ripensarsi. Sì, sì, c'è questa, questa cosa qui per cui lui alla fine attraverso questa ragazzina che è apparentemente un po' stupida ma non lo è affatto, a cui lui si affeziona in modo um, paterno e alla fine si sacrifica lui e quindi riscatta in qualche modo il suo passato um, sacrificandosi per salvare lei. Vi è un messaggio che tu riscopri sociale rispetto a, a quello che stiamo vivendo adesso, anche per l'origine del testo no? che fa riferimento a quei paesi oltre cortina, li avremmo definiti Beh, qualche anno fa. E come dicevo prima è una metafora di quel che sta succedendo ora, del fatto che il passato molte volte ritorna in modo molto violento e cruento. E di come noi. Um, non ci siamo veramente, come occidentali dell'Europa, interessati veramente a quali siano i, i drammi, i pensieri e anche la cultura di questi nuovi fratelli che stanno all'est. Quindi guardarli attraverso la loro cultura è interessante, è fondamentale, secondo me, se vogliamo ricreare davvero l'Europa, non è che possiamo tenerli no, da parte. Da un punto di vista è uno spaccato sociale, tutto avviene in una, in una stanza, ma attraverso quella stanza, per vari giorni, insomma lo spettacolo prende il tempo di una settimana, passa la storia, la storia di una nazione. E quindi è interessante perché mette in rapporto... E la piccola storia con la grande storia quando succede questo a teatro diventa sempre una roba molto molto positiva e interessante ecco. il teatro riesce in un'ora a far passare una settimana una settimana forse è il tempo per un cambiamento in una persona certo. no? è il tempo per un cambiamento culturale che è quello che dicevi tu prima che permette eh, no. di conoscere meglio una cultura, di dare il tempo perché le varie culture si mescolino e si possano integrare. E ti faccio questa domanda non solo come attore che ha studiato mm. questo testo, ma anche tenendo conto dell'ampia attività sociale che portate avanti con San Pietro in Vincoli e con Fertili Terreni. No? Penso al prossimo, ma ne parleremo, eh, Festival delle Migrazioni. Sì, sì, sì. Beh, lì i tempi sono più lunghi. I tempi del... Uh dell'integrazione o della conoscenza o della fratellanza, che parola che bisognerebbe di nuovo usare, che ormai sembra relegata all'Ottocento, sono tempi lunghi, non sono tempi brevi, sono tempi di conoscenza, di curiosità e anche tempi in cui devi fare un passo indietro per conoscere veramente gli altri. Quindi è un tempo un po' più lungo, ma secondo me è ineluttabile. Eh, in questo appuntamento al Teatro Copetti c'è anche un'offerta speciale per i, per i giovani, vero? Sì, per, per gli studenti, gli studenti delle scuole superiori, ma anche per gli, eh, gli universitari. Per gli studenti delle scuole superiori, se la scuola superiore ci dice che verranno degli studenti anche autonomamente, noi non lo comunichiamo al teatro stabile, ora teatro nazionale, eh, questi studenti potranno avere uno sconto a 10 euro anziché a 30 euro, insomma, e quindi... È è una buona, eh, una buona opportunità ma in realtà la mia, la mia domanda era preludio a quello che mi interessava cioè, sicuramente mi interessa divulgare e far conoscere questa, questa bella iniziativa eh, però volevo legare insieme i due aspetti no? i tempi lunghi, tu poi hai citato molte volte la parola il tempo del conoscere il, del conoscersi certo. e dell'imparare a diventare eh, fratelli con quella che è la funzione che può avere anche il teatro nei riguardi dei giovani, sull'abbreviare i tempi, sul far nascere la curiosità del conoscere qualche d'un altro, eh, nei riguardi di uno spettacolo che così impegnato, cioè che tratta di queste tematiche, eh, quali sono i, i, i ruoli che svolge nei riguardi di tutti, ma in questo caso soprattutto dei più giovani? Lasciando allora la responsabilità dei prossimi Ma, anni. Io, io, io credo che il teatro, almeno nella mia concezione, poi ci sono mille concezioni: debba da un lato tenere il pubblico e quindi divertirlo, eh, non annoiarlo, eh, saperlo tenere attento. Quindi, questa è un'arte del teatro, perché se il pubblico si annoia, vuol dire che non funziona. Eh, è così. E nello stesso tempo, però, deve proporre qualche cosa, deve proporre dei dubbi, deve proporre delle storie che siano. che in qualche modo uno si possa identificare o possa vedere e capire qualcosa di più. La differenza che c'è tra un, uno spettacolo di intrattenimento, che anche quelli hanno senso. il cabaret, o, il bagaglino. Sì, L'intrattenimento o un invece un'operazione culturale che nel primo uno, eh, necessari pure loro, eh, uno se ne va a casa però a, come dire, non conosce le cose che già sapeva. Nell'operazione culturale, questa differenza, ognuno dovrebbe andare a casa con anche una piccolissima cosa, un piccolissimo dubbio, piccolo o grande, che non si era posto. È che lo aiuta a riflettere. Questa è un po' la, la, la differenza. E tu nel leggere e nell'interpretare questo testo, perché poi sei nella figura centrale, no? Eh, sì. quali dubbi ti ha fatto nascere da quando lo hai affrontato per la prima volta, quando l'hai messo in scena? Oppure ti faccio la versione contraria? No, no, ma ho capito la domanda. Il, il problema è. Come far sì, grosso dubbio, come far sì che uh, un personaggio così tremendo possa essere non truce, ma avere una leggerezza per cui è anche simpatico. No, e allora eh, mettere insieme queste due cose non è stato facile, ma. Devo dire che ci siamo riusciti perché ci si diverte anche, sono dei momenti in cui si ride perché sono situazioni paradossali eh, e quindi questo personaggio deve avere questa doppia valenza e che non è facile ma insomma... Cioè, ci proviamo insomma, Poi a, a teatro, teatro ce in queste fatta. serie possiamo, possiamo vederlo, è la scena più difficile? C'è un momento, facciamo un dietro le quinte, un momento in cui una scena non, non ti ha convinto, così almeno per chi verrà a vederti potrà dire: Ah, era quella la scena di cui parlavo. Guarda, i momenti più difficili di questo spettacolo sono l'inizio e la fine. La scena iniziale, che è una scena molto lunga, tra me e questo ex collega dei servizi segreti. È una scena difficile, difficile perché deve impostare la situazione, deve dare le chiavi di lettura al pubblico di tutto, ma nel contempo deve essere... Frizzante. Esatto, frizzante. E poi quelle finali che sono le due scene finali molto, molto tragiche che se non vengono fatte partendo da dentro eh, diventano un po'... Superficiali invece, se fatte partendo da dentro come attore, diventano tremende. E allora, noi ci, ci lasciamo con questo piccolo svelamento no? eh, nell'attesa di venirti a vedere, eh, Beppe Rosso. Non mi pento di niente dal 19 al 24 al teatro Gobetti. Grazie, Beppe. E a una di queste ciao, serate, ciao a voi. Spero di vedervi. Ciao.